Segnano ma subiscono tanto, ecco perché Renato Curi Angolana, Bacigalupo, Vasto Marina promette spettacolo e divertimento a suon di gol. Entrambe le squadre devono fare a meno dei loro bomber Miani in tribuna, solo panchina per Fieroni. Mister Rachini riconferma Tidiane al centro dell'attacco, mister Borrelli propone De Vizia, Vatavu e Santone a supporto di Letto. Dirige la gara Pietro Sivilli di Chieti. Le premesse della vigilia vengono subito rispettate, palla recuperata a centrocampo e offensiva feroce dell'Angolana. Farias pesca l'inserimento di Casati che senza problemi batte Stanisci. 1-0 e secondo gol consecutivo per l'esterno di casa. Farias decisamente ispirato, altro assist per Tidiane che controlla bene ma spedisce a lato. Squillo degli ospiti con il sinistro di Vatavu che non inquadra la porta. Casimirri svirgola il pallone, ne approfitta De Vizia che trova la grande risposta di Puddu. Capovolgimento di fronte, si ripete l'asse Farias-Casati con l'11 che questa volta non concretizza. È di un'altra categoria Emanuel Farias che mette la freccia sui difensori avversari e scheggia il palo. C'è solo l'Angolana, suggerimento di Ruggeri per Casati, Stanisci salva sulla linea con un grande riflesso. La ripresa si apre allo stesso modo della prima frazione. Ruggeri prende il tempo ai difensori avversari e fredda Stanisci per il 2-0. Milizia riceve da Farias, si allarga e crossa per Lombardi che manca l'appuntamento col pallone. Entra Buffetti, il quale suggerisce subito per Casati 1-1 con Stanisci, vinto dal portierino classe 2005 all'esordio in eccellenza. Viene fuori la squadra di Borrelli, dialogo nello stretto, Letto calcia forte colpendo solo l'esterno della rete. Si distende De Vizia, contatto sospetto con Fuschi per il direttore di gara e simulazione dell'esterno ospite. Nel recupero c'è gioia per il classe 2003 Adauovo che arrotonda il punteggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Termina 3-0 al Petruzzi di Città Sant'Angelo, un passo indietro per la Bacigalupo Vasto Marina, una grande prestazione per la Renato Curi Angolana. Mister Rachini, un altro successo casalingo importantissimo, un 3-0 che non fa storia. Sì, abbiamo giocato una grande gara nonostante i mille problemi che avevamo, quindi questo vuol dire che è un gruppo importante, è un gruppo che anche nei momenti di difficoltà lavora e lavora bene. E questo è il risultato, cioè di una prestazione veramente super, tantissime occasioni create, l'unica cosa forse che posso dire è che abbiamo buttato al vento delle occasioni limpidissime, però ripeto, l'importante è crearle e poi piano piano miglioreremo sotto anche quel punto di vista. Possiamo dire che l'Angolana è pronta per spiccare il volo nel girone di ritorno? Ma io lo spero, questa squadra ha avuto mille problemi dall'inizio preparazione, non abbiamo mai avuto tutti gli effettivi a disposizione. Oggi io non voglio parlare degli assenti, ma avevamo giocatori come Cichella, come Miani, come Farindolini, che sono giocatori importanti, però poi vedi questo tipo di prestazioni vuol dire che i ragazzi poi che giocano e anche giovani fanno bene. Ho mandato in campo il 2004 che ha fatto gol, l'altro 2004, cioè parliamo di ragazzi di 16-17 anni e quindi questo è un bel segnale. Mister Borrelli, una prestazione che oggi non è bastata per portare punti fuori dal comunale di Città Sant'Angelo. Sì, abbiamo preso gol inizio tempo sia al primo che al secondo, probabilmente su delle, su una disattenzione, il calcio è fatto anche di questi episodi, dispiace un po'. Poi sai, anche nell'economia della gara generale, magari il rigore non dato riesce a riaprirla la gara, però alla vista così pazienza, non, probabilmente potevamo fare meglio, sicuramente non accampiamo scuse, nel senso che non facciamo, come dire, chi mancava, perché alla fine i ragazzi che sono scesi in campo comunque hanno cercato di fare il massimo che nelle loro capacità. Faccio i complimenti al portierino al 2005 che comunque ha esordito in eccellenza, devo dire ha fatto una buona, bella prova. Terzo gol probabilmente ha subito anche fallo, però anche lì la vista così, l'arbitro pazienza. Ad ogni modo complimenti anche alla Curi che probabilmente ci ha creduto un po' di più su sto campo, nel quale probabilmente appunto si fa un altro sport. E niente, dai, ripartiamo per preparare la gara di Giulianova.